La clinica mobile di salute in comune, la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno, ha fatto tappa a Pievagnevole per uno screening gratuito rivolto a donne d'età tra i 20 e i 44 anni. Secondo i più recenti dati epidemiologici, il tumore al seno in Toscana colpisce una donna su 8 ed è molto importante la prevenzione precoce. Per questo motivo, la grande richiesta in ogni tappa della provincia di Pistoia. Ne abbiamo aperto, visto le tante richieste, gli accessi alla clinica dai 25 anni fino ai 44, quindi l'età si è abbassata ulteriormente per andare a informare anche le giovanissime sui rischi, quanto devono fare per imparare a conoscersi e tutelarsi. Oggi arriviamo con due unità mobili, una tra l'altro ancora più grande, quindi in patente B, quindi è veramente un tier, chiamiamolo un camion della salute, dove all'interno c'è ulteriore mammografo e un'ulteriore equip medica per dare informazioni alle donne. Parliamo di 187 richieste di accesso qui a Pievagnevole, quindi veramente un numero molto alto. Sono venuta a chiedere informazioni perché non ero al corrente, diciamo, di questa iniziativa. Sono arrivata perché io lavoro qui vicino e quindi niente, mi sono fermata perché credo che sia una cosa che dia la possibilità anche a chi magari in un momento particolare non può sostenere delle spese magari per questo tipo di prevenzione che è molto utile. L'ecografia viene fatta come un esame di approfondimento, nonostante essendo un esame mirato, e viene usato l'ecografo Lesaotte. Invece per le tecniche di mammografia abbiamo un apparecchio tridimensionale, è un apparecchio molto moderno, molto dettagliato, che oltretutto riesce a dare un'immagine a sezioni che va a vedere in profondità. La prevenzione, io ricordo sempre, parte con l'autopalpazione. Fin da giovani delle pazienti, cerchiamo di fargli capire la corretta autopalpazione, la corretta modalità di autopalpazione e poi successivamente, fin dai 30 anni, introdurre un esame ecografico ogni 12-18 mesi fino ai 40 anni, in cui si prevede l'inizio anche della mammografia.